Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Harari, secondo lei un'invasione di terra è vicina, come sembra, ed è l'unica soluzione possibile? È la soluzione al conflitto o si rischia un allargamento del conflitto? Perché ricordiamo che oggi è molto caldo il fronte con il Libano e tantissimi paesi, dagli Stati Uniti al Canada, alla Germania, ad altri paesi, hanno detto ai loro cittadini di andare via subito dal Libano. Professore. Beh sì, direi che il pericolo maggiore è che questo conflitto possa aumentare e poi giungere anche alla Cisgiordania, Libano, tutta la regione. Sapete che Hamas ha coordinato il suo attacco su Israele, lo chiama una inondazione, un riferimento all'inondazione biblica che devasta tutta l'umanità. Dobbiamo impedire che questa inondazione distrugga tutta la regione. Non sono uno stratega militare, quindi non so dire se è imminente un'invasione via terra. Quello che ritengo sia chiaro è che gli israeliani non possono continuare a vivere fianco a fianco alla striscia di Gaza quando la striscia di Gaza è sotto il controllo di Hamas e può lanciare altri attacchi terroristici come quest'ultimo. Ci sono decine di migliaia di rifugiati, anche in Israele adesso, che sono fuggiti dalle aree intorno alla striscia di Gaza e non possono rientrare a casa finché Hamas la controllerà. È anche chiaro, dopo l'attacco del 7 di ottobre, che non c'è alcuna possibilità per la pace finché Hamas rimarrà armata ed in controllo a Gaza. Perché il retroterra di questo attacco era che ci fosse comunque un accordo di pace imminente tra Israele e l'Arabia Saudita. Erano veramente sull'orlo di un rapporto normalizzato tra Israele e la maggior parte del mondo arabo. Eravamo veramente alla vigilia di una rivitalizzazione del processo di pace israelo-palestinese. Una parte del trattato avrebbe dovuto dare delle concessioni ai palestinesi per alleviare la sofferenza di milioni di persone nei territori occupati. Questo spaventa l'Iran e Hamas, che si oppongono a qualunque accordo di pace, a qualunque normalizzazione. Per questo hanno lanciato questo attacco tremendo. Ed ogni volta che ci avviciniamo, ed è già successo con il processo di pace di Oslo, ogni volta che ci avviciniamo alla pace, arrivano quelli che vogliono distruggere la pace, lanciano questi attacchi e quindi finché avranno la forza per poterlo fare non ci sarà pace e dobbiamo arrivare al punto in cui sia gli israeliani che i palestinesi potranno vivere delle vite pacifiche e dignitose uno a fianco all'altro. Adesso poi capiremo.